donne anorgasmiche o uomini incapaci, scrive la signora Luisella. Eh sì, signora, è vero, ci sono qualche donna anorgasmica e forse tante donne che hanno vicino uomini poco capaci. E allora tutte e due. Ma direi, parafrasando una grande autrice, Simone de Beauvoir, si nasce femmina, ma donna orgasmica si diventa. In altri termini, la donna acquisisce la capacità di raggiungere il piacere, conoscendo di più se stessa e agendo dal punto di vista automobilistico. Automobilistico, ma che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sostanzialmente, se noi paragoniamo la sessualità umana, maschile e femminile, alla guida di un'automobile, abbiamo un uomo che è sempre con il piede sull'acceleratore. E il consiglio che noi diamo all'uomo è: rallenta. Infatti, se acceleri, hai l'eiaculazione precoce. Attenzione, sempre sulla stessa automobile o su un'altra automobile guida una donna, lei ha sempre il piede sul freno. In altri termini, tende sempre a frenare quella possibilità interiore di esplodere. La donna, pensate che in qualsiasi momento, fino a che non raggiunge l'acme del piacere, può fermare. L'uomo a un certo punto arriva a un punto di non ritorno, anzi accelera. Ecco, questa metafora dell'automobile forse vi rende l'idea abbastanza chiara. Tu, uomo, devi decelerare. Lei deve togliere il piede dal freno. E sì, perché si impara, veramente. E Lucy, chi è Lucy? No, non ha scritto un'email. Lucy è l'Australopithecus di 3 milioni di anni fa, quella ragazza, quella donna che è stata ritrovata in Tanzania. Bene, probabilmente Lucy non era orgasmica, perché noi pensiamo che l'orgasmo sia un'acquisizione abbastanza recente nell'evoluzione dell'uomo, o meglio della donna. Eh sì, perché tanto le donne non dovevano avere orgasmo, l'abbiamo detto, però alcune donne hanno avuto una mutazione, un cambiamento e hanno cominciato a dare dei feedback ai loro uomini del loro piacere. E queste donne che hanno avuto questa mutazione comportamentale sono piaciute di più agli uomini, tutto sommato, i quali da una parte volevano che non avessero piacere, però quelle che dimostravano grande piacere, caspita, erano più eccitanti. Ed ecco, secondo la selezione sessuale di Darwin, è la ragione per la quale queste donne sono state preferite nell'evoluzione e quindi oggi abbiamo sempre più, fortunatamente, donne che rispondono al piacere. E allora devo dire questo, che si parla della chimica della sessualità femminile, si è parlato di una molecola, la flibanserina, che però non ha avuto grande successo, ma si stanno ricercando anche altre molecole. La ricerca, si sa, procede giustamente, la ricerca porta anche ritorno economico, lo sappiamo, e quindi l'industria ci dà dentro. Ecco, noi però dobbiamo stare attenti a non risolvere tutto sempre solamente con una pillola. E allora alla donna meno orgasmica noi diciamo che non aspettiamo solo la pillola del piacere e del desiderio, pensiamo veramente di recuperare quella capacità di distrarre il distraente. E con questo vi lascio. Distrarre il distraente è un gioco di parole, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che la donna in qualsiasi momento, l'abbiamo detto prima, può essere distratta. Sta facendo l'amore e pensa a qualcosa d'altro, magari ai suoi impegni in cucina o altre cose. Ecco, allora dobbiamo dire a questa donna: devi distrarre il distraente, devi trovare qualcosa, un pensiero, anche erotico. La fantasia illecita ed etica, ricordiamola, che distrae il tuo pensiero che va. E in quel momento risponderai di più a lui. Non ci sono donne anorgasmiche, ci sono solo uomini incapaci. Ci sono molti uomini incapaci e molte donne che non sanno distrarre il distraente. Provare per credere.